Cosa è successo? Cosa è successo? È stato un errore! Gianluca Cazzomiele è il nome corretto. Quel porco! Che sono? Io. Solo io. Di Giuda, che è il santo e non altro. È stato visto il mio TikTok. E sul mio TikTok, scusate, ma io non ero bandito dal Cerbero. Non avevo il DASPO. Faccio tremare tutto cosa. Io non avevo il DASPO. E ieri, improvvisamente ieri sera mostrano il mio TikTok. Chi vi ha dato il consenso? Sarete diffamati e querelati. Questo sarà uno dei pochi soli che vedete, questo sarà uno dei pochi tramonti. Perché porco Giuda vi facci tutto quanto in galera. Teste. Perché o mi chiedete scusa? O ci chiedete scusa? Oh, porco Giuda, venga a pigliare fino allo Stato! Mi venimmo a pigliare! A Simone avevo quasi perdonato. A Simone Santoro avevo quasi perdonato perché mi aveva toccato il cuore. Ok? Perché? Perché avevo visto il profilo di Giorgia, la sua ragazza, che mi aveva seguito. E quindi mi ero messo una mano sul cuore, sul cuore, sul cuore, sul cuore, sul cuore, e ho detto, diamo una possibilità. Invece no, ancora una volta mi hanno tradito, ancora una volta hanno speso prima in privato belle parole per me, e poi in pubblica al Cerbero, marra sotto i baffi di Deva. Sotto quelle treccine rideva. Se non siete capaci a fremare la vostra lingua e le vostre donne, aggiungo, dal guardarmi, ok? Dal guardare i miei TikTok, le mie foto, il mio fisico, tutto, non è colpa mia. Se questo non è vostro, non è colpa mia. Se questo è quello che vorrebbero, ma voi non l'avete, non è colpa mia. Simone Santoro è una brava persona, quando sta in privato è una persona tranquilla. Quando sta al Cerbero cambia. Lo sapete perché? Perché c'è l'influenza nella testa principale. E lo sapete chi è? Lo sapete chi è? Mister Fottuto Treccine Rosse, bellissime, quelle bellissime treccine rosse. Io ti amavo, Mario. Ti rispettavo, Mario. Mi hai spezzato il cuore, Mario. Non è riferito a me. Giuro che c'ho il campo di fronte e il mister ha detto una frase che avete riferito, che avete sentito forse da lontano, perché c'è una partita in corso. Giuro, di fronte c'è il campo, ci sta la gente che si allena e quindi dicono cose. Serio? Abbiamo fatto un po' di show, abbiamo scherzato su Flame, l'altro, ok, Flame mi ha fatto una battuta che poteva essere rivolta a me o poteva essere rivolta a un futuro, io non ce l'ho con questi tre ragazzi, ci sono state delle problematiche,
passate, ci sono state delle cose gravi, c'è stata comunque un'azione legale, cioè, già sapete. Io ho piacere che si siano fatti una risata, che tutti quanti voi vi siate fatti una risata senza alcun problema, ma ci sono state fatte delle cose gravi, ok? Ci sono state fatte delle cose gravi. Quindi, se c'è una sorta di chiarimento da uomini maturi, intelligenti che siamo, io sono disposto ad avere una sorta di dialogo e chiarimento senza alcun problema. Da uomini avete il mio numero o avete il mio Instagram, mi scrivete e ci si parla.